Bene, fratelli e sorelle carissimi, abbiamo ascoltato questo splendido brano del quarto capitolo della prima lettera di San Paolo ai Corinzi. Abbiamo letto tutti quanti i versetti, che ci inviterà a riflettere, soprattutto poi a pregare davanti a Gesù Cristo, su un punto capitale della nostra vita cristiana, della nostra fede, che è quello di imparare a vivere al cospetto di Dio solo, sotto il solo suo sguardo, avendo a cuore quello che lui pensa di me, di quello che penso, di quello che dico, di quello che faccio, e desiderando solo di ricevere da lui la luce per comprendere meglio quello che penso, quello che sono, quello che faccio. E il desiderio di fare tutto solo e sempre sotto gli occhi suoi e per piacere a Dio solo. Questo è un grado elevato di fede. Non sono molti quelli che imparano a vivere in questo modo. Eppure questa è una cosa assolutamente fondamentale. Seguiamo l'esortazione di San Paolo per entrare un po' in questa splendida tematica. Anzitutto metto un pochino le mani avanti, ognuno ci consideri come ministri di Cristo e amministratore dei misteri di Dio. Che significa questo? Significa che nell'apostolo, nell'inviato, non si deve vedere l'umanità, ma si deve vedere il ministero e la funzione. E quello che dice, quello che fa, deve essere sempre compreso in relazione di quella funzione. E attenzione, il ministro stesso di Dio non deve preoccuparsi di quello che gli altri pensano di lui, ma proprio per niente. Ma deve preoccuparsi di essere fedele al mandato ricevuto dal Signore. Quello che San Paolo dice, no? Quanto si chiede negli amministratori, ognuno risolti i fedeli. A me però poco importa di venire giudicato da voi o da un consesso umano. Anzi, io neppure giudico me stesso, perché anche se non sono consapevole di colpa alcuna, non per questo sono giustificato, il mio giudice è il Signore. Più avanti San Paolo torna a fare riferimento, ecco, ricordiamo le adorazioni precedenti, abbiamo avuto un intervallo di 2 ore sante dedicate doverosamente al Sacro Cuore. Ricorderemo che nella comunità di Corinto erano sorte delle contese, ecco, tra i partiti degli apostoli: chi si riteneva figlio di Paolo, chi figlio di Apollo e chi figlio di Cefa, e se ne andavano uno contro l'altro. Ah, San Pietro è stato nominato Papa, ma Apollo è il più grande predicatore che gira. Ah, ma San Paolo è stato fatto apostolo di Gesù Cristo in persona, ha avuto le sue estasi, è caduto da cavallo. Sì, è vero che non ha un parlare molto spedito, balbetta un po', ma quello che dice è oro volato, perché gliel'ha detto nostro Signore in persona. Questo era il contesto di quella comunità. E quindi, insieme ai membri del partito di Paolo, che era stato l'evangelizzatore però di quella comunità, quando alla fine dice potreste avere anche 10.000 pedagoghi, ma non certo molti padri, fa riferimento al fatto che il Vangelo a Corinto l'ha portato lui, poi altri sono andati, per carità, pienamente legittimati, erano comunque apostoli di Cristo, a predicare, a confermare la comunità nella fede. Ma dice, attenzione, che il Vangelo ve l'ho predicato io. Che cosa deve essere successo? Che San Paolo, come dire, era in qualche modo caduto nella considerazione di qualcun altro che si era innamorato, tra virgolette, capiamo in che senso, di Apollo o di Pietro. E quindi magari cominciava anche a dire, ma si va, sto San Paolo, sì, ma tutto sto grande apostolo non è che è, no? Ecco, in questo contesto lui dice, a me poco importa di essere giudicato da voi o dal consesso umano, e attenzione, non vogliate giudicare nulla prima del tempo finché venga il Signore. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà l'intenzione dei cuori, allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Comprendiamo quello che sta dicendo San Paolo. Anche un passaggio molto delicato.
Io neppure giudico me stesso, perché anche se non sono consapevole di colpa alcuna, non per questo sono giustificato. Quante persone pensano di non avere colpe? Ma un conto è pensare di non avere colpe, un conto è non averle. E chi è che giudica se tu hai colpe o tu non hai colpe? Lo giudichi tu stesso, su te stesso? Lo giudica qualcun altro giudicandoti? Lo può giudicare soltanto il Signore. Sta dicendo San Paolo Gesù: state attenti anche ad avventurarvi in giudizi su chi è più bravo, chi è più grande, chi è più santo. Siete sicuri che i vostri parametri di giudizio siano così oggettivi? Chi di noi può conoscere quello che c'è dentro il cuore di un nostro fratello? Perché fa le cose? Per chi fa le cose? Quello che qualifica le nostre azioni dinanzi a Dio non è soltanto quello che facciamo, ma anche perché e per chi lo facciamo. Facciamo qualche esempio: se una persona fa una cosa oggettivamente sbagliata, ma non sa che quella cosa sia sbagliata, e facendola pensa che non ci sia niente di sbagliato, anzi addirittura può pensare che quella cosa sia gradita al Signore, si sbaglia certamente, ma lo pensa. Secondo noi, come giudicherà il Signore l'azione che ha compiuto quella persona, che ha fatto certamente una cosa oggettivamente sbagliata, ma lei pensava di fare bene? Come la giudica? E pensiamo invece a una persona che faccia una cosa oggettivamente giusta, per esempio che è stata ammessa il Vangelo di ieri, no? Il digiuno, la preghiera, l'elemosina, sono delle opere sante. Ma se uno le fa con l'intenzione di atteggiarsi da santo, di farsi notare dagli uomini, come dice Gesù, davanti a Dio non contano niente. Tu puoi fare anche 5.000 digiuni. Bisogna vedere come li fai i digiuni, perché fai il digiuno e per chi fai il digiuno e come lo fai. Eppure il digiuno in se stesso è un'opera santa, è un'opera penitenziale. Capiamo perché noi non possiamo e non dobbiamo mai giudicare il prossimo, ma nemmeno noi stessi. Dobbiamo sempre metterci in umiltà dinanzi al Signore e dire: Signore mio, tu mi conosci fino in fondo, tu sai quello che c'è dentro il mio cuore, tu sai le motivazioni profonde, forse quelle che nemmeno io mi dico a me stesso, con cui faccio le cose. Fammele conoscere, fammele comprendere. E se tu hai a cuore veramente quello che pensa il Signore di te, gli chiederai: Signore mio, dammi la luce, fa che io possa vedere, dammi coscienza, dammi discernimento, fammi capire se io questa cosa la faccio soltanto per te, la faccio soltanto per amore tuo, la faccio al tuo cospetto. Ritengo giusta questa cosa al tuo cospetto, sono sicuro, quindi ci ho pregato sopra, ti ho chiesto la luce. Il cuore mi dice che, stando nella pace, la cosa giusta ai tuoi occhi è questa. Bene. Sono capace di difendere questa cosa dinanzi a chiunque. Gli altri mi giudicano, problemi loro, a me non interessa. Se ho fatto discernimento, ritengo che questa cosa sia giusta dinanzi al Signore, quindi che non debba temere il giudizio di Dio, ma al contrario debba temerlo esattamente se facessi il contrario di quello che penso. Ma io posso avere pure tutto quanto il mondo contro, non fa niente. Anche la coerenza con quello che noi pensiamo, la forza di mettere in pratica le nostre convinzioni, dipende tantissimo da quanto noi le abbiamo elaborate, maturate, dinanzi a Dio solo, cercando quello che Lui vuole e basta, cercando di piacere a Lui. E basta. Sono delle cose veramente, questo significa vivere al cospetto di Dio solo. Anche se ci sbagliamo quando agiamo in questo modo, il Signore sempre ci guarderà con un occhio di benevolenza. E se tu hai fatto una preghiera umile e magari hai fatto un discernimento sbagliato, ma tu hai chiesto aiuto al Signore e gli hai detto anche: guarda Signore mio, se mi sto sbagliando, tu fammelo capire. Magari anche attraverso un fratello, per carità, fammelo capire. Che problema c'è? Ti chiederò perdono per essermi sbagliato.
e cambieremo registro. Ma l'importante è che quello che io faccio, lo faccio sempre solo davanti a te. Ecco perché non vogliate giudicare prima del tempo finché venga il Signore. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà che cosa? Le intenzioni profonde dei cuori. Perché una persona stava facendo una cosa? Perché? Ma noi pensiamo che quando San Paolo faceva, come dire, era infuriato contro i discepoli di Gesù e li andava a acchiappare dentro le case loro, a arrestarli, stesse facendo una cosa, come dire, brutta agli occhi del Signore, quello che faceva certamente era sbagliato, è ovvio, perché i discepoli di Gesù stanno dalla parte della verità, ma lui, fino a quando non è caduto da cavallo, lui era convintissimo che questa gente era gente fuori di testa, che Gesù era un falso profeta, era un sobillatore della religione di Mosè. Quindi lui agiva sbagliando, ma per amore di Dio, lo dice nelle sue lettere, dice: io sono l'ultimo di tutti, io ho perseguitato la Chiesa di Cristo, io non mi dovete considerare niente, io sono peggio di un aborto. Ci mi è stata usata però misericordia, perché io agivo in buona fede, nell'ignoranza, convinto addirittura che stavo facendo il bene. Solo Dio metterà in luce le intenzioni dei cuori. Anche le nostre, anche quelle che noi non conosciamo di noi stessi, non è facile entrare in noi stessi e scoprire sinceramente davvero perché e per chi facciamo le cose, perché la nostra testa tende sempre a crearsi tanti castelli, tante giustificazioni, tante false motivazioni. È una grazia che dobbiamo chiedere al Signore, è una grazia grande. E infine San Paolo termina con ricordare a loro chi sono gli apostoli, dice, dopo aver detto: senti un po', tu fai il galletto, io sono di Apollo, io sono di cosa, senti un po', ma capisci anzitutto una cosa, che tutto quello che tu possiedi, tutti i doni, sono tutti quanti doni di Dio, non è niente tuo. Se Dio non te l'avessi mandati gli apostoli, tu non conosceresti nessuno, non c'avresti niente di cui fare il galletto. E noi apostoli, l'apostolo che è veramente tale, siamo quelli che siamo stati messi davvero all'ultimo posto, e passa in rassegna tutto quello che gli apostoli passano: insultati, perseguitati, calunniati, spazzatura del mondo, rifiuto di tutti. Ricorda ai suoi figli chi è il padre, dice: guardate, questo io sono, e da un punto di vista oggettivo, questo è quello che faccio. Non dimenticatelo, ecco. E in questo senso, questa è una grande cosa che San Paolo dice, no? San Paolo non era certamente superbo. Dice: nella misura in cui farete questo, sarete discepoli di Gesù. Vi esorto dunque, fatemi i miei imitatori. Perché San Paolo quelle cose le ha fatte veramente, le ha vissute veramente. Aveva quella coerenza interiore, ecco, dipendente dal suo cuore, completamente fuso con quello di Cristo, tale da potergli far dire in un eccesso di amore verso i suoi figli: fatevi miei imitatori, senza mancare all'umiltà. Beh, ora stiamo davanti al Signore per pregare su queste cose e chiederci davanti a Lui oggi quanto siamo capaci di vivere al cospetto di Lui solo, di maturare le nostre decisioni, le nostre scelte davanti a Lui, di preoccuparci di quello che pensa Lui, non di quello che pensano le persone, di quello che è gradito a Lui, non di quello che è gradito agli uomini. Quanto ci interessa sapere quello che gli è maggiormente gradito, quanto siamo disposti a farlo anche se comportasse sacrificio o cose del genere. Buona preghiera a tutti noi.